Buongiorno a tutti, sono rossa, sono di nuovo rossa ragazzi, ho anche la cute rossa. Ho fatto renne ieri sera, quindi è normale che sia così, cioè dovevo sciacquare meglio, però era sera, dopo un'intera giornata di lavoro non ho sciacquato bene. Ho trovato un patto con Marco, perché comunque fin quando tornerà lui scaricherà il rosso, quindi mi sono fatta passare questo sfizio, anche se vorrei che diventasse il mio colore perenne, però diciamo quando sai che questo colore non piace al tuo fidanzato, diventa un attimino più scocciante. Oggi mi preparo con voi, tanto atteso, vi piacciono un sacco io mi preparo con voi e a me piace un sacco poter parlare con voi appunto attraverso la videocamera mentre mi trucco. Oggi vi farò vedere in action parte della collezione nuova di Nivea Cosmetics, la Sister of Pearl Collection, questo inglese sempre improvvisato. Sono usciti praticamente 5 ombretti per questa colazione, non sono usciti blush, e due baci, cioè due matitoni che hanno una parte lamina più sottile e la parte lamina più doppia, così, come matita. E ieri l'ho utilizzata per la prima volta, vi ho postato la foto su Instagram, Facebook e così via, vi è piaciuta tanto, quindi ho deciso di riproporre il trucco che ho fatto ieri, anche se è un trucco bello strong, ma sapete che io non sono d'accordo col fatto che i trucchi strong vanno fatti per forza di sera e i trucchi naturalini vanno fatti di giorno. L'importante è sentirsi a proprio agio, perché comunque io penso, questo è il mio pensiero, che se ci si sente a proprio agio si può indossare un rossetto rosso a prima mattina piuttosto che un paio di tacco 12, insomma non sembrerete mai volgari se state a vostro agio. Allora, sto utilizzando la CC Cream Sobioetic come sempre, che però adesso sostituirò con la BB Cream perché la CC Cream è troppo idratante, anche se dovrebbe essere il contrario, ma io vi ho fatto un video review per questa, quindi vi rimando lì. Ultimamente ho uno sfogo allucinante, ma è uno sfogo dovuto dall'interno, perché da quando ho smesso di usare il cortisone, insomma, mi è iniziato a uscire questo sfogo, perché è dovuto proprio dalle tossine che devono uscire fuori dal mio corpo, quindi non ci facciamo mancare niente, insomma. Applico anche il correttore NARS in Custard. Oggi cosa farò? Allora, è sabato, devo scendere a fare delle commissioni importanti, perché io stamattina avevo una prova di trucco sposa, però l'ho rimandata a domani perché essendo sabato sono aperti, quindi devo andare anche a comprare la BB Cream della Sobioetic che vende a Cicciano, vende essenziali da bio, e quindi vado lì. E poi devo fare altri servizi, insomma. Questo sarà un trucco per i servizi, anche se è un trucco strong. Fisso tutto con la cipria Actin, o quello che ne rimane, di Bionique, questa qui. Come al solito l'applico prima con la spugnetta, in questa parte qui frontale. Poi devo comprare anche la maschera della Kahadi, che mi è terminata, quella viola, perché con quella mi trovo veramente benissimo. Ho comprato anche quella verde, però non è eccezionale come quella viola. Utilizzo Ipno di Mulac per fare due ombrette, perché visto che sono in carne, perché dovete sapere che non riesco a scendere peso, ma devo dire la verità, non riesco seriamente a mettermi a dieta ferrea. Se avete consigli, so che quello parte tutto dal cervello, e se non sono appunto a mio agio con il mio cervello, sono così contenta che la novità che diciamo ha preso piega nella mia vita vi sia piaciuta, insomma. Vi rimando al video, però in realtà volevo un attimino parlarvene. Se mi seguite, se avete visto quel video anche, sapete che farò dei video tutorial per il canale Bionique Francia. Molte di voi mi hanno anche chiesto, metto anche appunto Bionique il blush 304 vino, molte di voi mi hanno anche chiesto perché non lo faccio con quello Italia.
Diciamo che non lo so, nel senso che comunque evidentemente loro avevano urgente bisogno che quel canale, più che altro quella pagina Facebook, crescesse, quindi credo sia questo il motivo. Infatti io ho serie difficoltà a far visualizzare i post che pubblico su quella pagina Facebook, perché comunque, non avendo un raggio d'azione molto ampio, nessuno li vede. Quindi io vi chiedo, lo so che è scocciante, di andare appunto o giorno dopo giorno a vedere se ci tenete a me, ovviamente, non siete, cioè ve lo sto chiedendo proprio da amica, di spolliciare tutte le foto che pubblicherò su quella pagina, perché più persone mettono mi piace, più persone visualizzano il post. Quindi purtroppo Facebook è così e ce lo dobbiamo prendere così. E quindi niente, io dovrò far crescere i social, quindi Facebook, Instagram, YouTube e così via. È un'impresa, perché non è la mia nazione, non è la mia lingua, quindi mi sto sempre facendo aiutare da dei traduttori. Sapete che ultimamente sono un po' dislessica, quindi perdonate queste cose. E quindi niente, cioè io sto andando un po' in panico, perché dietro ogni singola foto, dietro ogni singolo post ci vuole un lavoro allucinante, ci metto minimo 2 orette dietro ogni singola foto, e non vi dico, vabbè, dei video tutorial, lo sapete che ci metto un po' di tempo. Mi è uscito un braccialetto qui, no, è un morso di zanzara perché mi rude. E niente, questo, quindi vi chiedevo, vi prego, aiutatemi, perché non so davvero come sistemare la cosa. E poi come illuminante applico questo qui, che è di una collezione limitata di Kiko di un po' di tempo fa. Vedete che bellino che è. Ho già applicato il Primer Potion di Urban Decay su tutta la palpebra mobile ed adesso vado a prendere, dove sei, ombrettino magico? Ed adesso vado a prendere questo ombrettino qui, che è Submarine, che è un ombretto che sembra viola ma ha una percentuale di verde all'interno molto ampia. Lo metto nel tappino e lo bagno col Fix Plus. In questo momento faccio così, cioè nel senso, con questo applico e man mano inizio a sfumare, perché una volta che si asciuga l'ombretto non si smuove più col Fix Plus, quindi... Ecco qua, lasciando stare questa piccola parte qua che ogni volta che registro un video mi succede, cioè scendo. Comunque vado a riapplicare un altro po' di prodotto, perché comunque andando a sfumare si è persa l'intensità, e salgo ulteriormente. Sempre con il pennellino bagnato di quel pigmento qui vado sotto. Come sempre, se non vi piace come è andata a finire, qui un pizzico di correttore e vi passa la paura. Mi ho messo troppo, ovviamente. Ho tolto questa riga perché sapete che io la odio, effetto scotch. Ok, dopo aver fatto ciò prendo Nautilus, che è questo ombrettino qui che va sul viola. Assomiglia tantissimo a mela stregata, sempre di neve, perché ha un fondo viola con micro pagliuzze verdi. Sempre da bagnato lo vado ad applicare solo al centro della palpebra. Un pennello pulito e mi sfumo ancora questa cosa qui che non mi convince. Sapete che quando mi ingrippo bisogna un attimino assecondarmi, care. Poi per fare questo punto luce qui madreperlato vado a prendere questo ombrettino qui, che è della Custudio. Questo qui è un panna con micro riflessi proprio rosa, e lo vado ad applicare in questa parte qui. È molto pigmentato, quindi bisogna dosarlo bene. Poi prendo l'ombretto che secondo me è il più bello della collezione, che è Jellyfish, cioè proprio come la medusa, che è questo ombrettino qui con dei glitter in realtà, con i vari riflessi su rosa, viola, belli proprio, e lo vado a picchiettare al di sopra
per dare questo effetto tridimensionale. Vado un po' a sfumare queste due parti per togliere questo effetto troppo evidente di distacco. Poi vado con una matita nera, questa è quella di Nabla. E vado anche all'attaccatura delle ciglia. Non è proprio un eyeliner, è un'intensificazione. Questo perché l'ombretto comunque va sul grigio. Però tra le cinque, queste qui si chiamano cinque da oggi in poi, tra le ciglia abbiamo bisogno di più intensità. Mascara volume, questo qui è sempre dell'Acqustudio. Devo dire che questo mascara c'ha tipo 4 mesi. L'ho utilizzato non assiduamente, però è ancora bello fresco e fa il suo dovere. E adesso le sopracciglia, che sono la cornice degli occhi, dello sguardo, utilizzo la Mercury di Nabla. In realtà dovrei sistemarle perché, ecco, sapevo, perché non hanno forma. E o sistemavo le sopracciglia oggi o facevo il Mi Preparo con voi, quindi sopportate questo schifo. Questi sono gli occhi finiti, è uno smoky comunque, multiriflettente come diciamo le squame delle sirene. Ok, questo è il look finito, è uno smoky sicuramente non giornaliero, nel senso che comunque, come vi ho detto all'inizio, c'è chi non ama questi trucchi così forti al mattino, io onestamente non me ne può fregare di meno, quindi a me piace comunque. Sono contentissima di questo colore che mi sono rifatta perché mi ci vedo benissimo. E dire, prime impressioni di questa collezione, cioè io l'ho ricevuta l'altro ieri, quindi ieri l'ho testata e oggi, ma ho testato gli stessi colori, quindi sicuramente vi posso dire che il colore più particolare in assoluto è Jellyfish, cioè Jellyfish, sapete, la medusa, che è questo qui con queste micro pagliuzze riflettenti che è bellissimo. E poi io ho testato anche quest'altro, appunto questo verde di base con i riflessi viola, che è più un verde, è un verde scuro, quindi sta benissimo agli occhi nocciola. Ed infine Nautilus, che è questo viola che è molto bello, ma voglio vedere se assomiglia molto a me la stregata, ve lo farò sapere appunto qui sotto, insomma, perché comunque lo vedo molto molto simile a quello lì. Gli unici che non ho provato sono questi altri tre, che sono quello rosso, quello arancio e quell'altro verde che è Oyster. Per quanto riguarda le due baci, ho testato solo questa e come vi ho detto ha una durata eccellente. Io ho un rapporto conflittuale con queste matite perché non riesco mai a temperarle bene. Ho comprato anche sotto vostro suggerimento il temperino della Catrice o di Essence. Va meglio, però non vengono mai le punte ben appuntite e si spreca un sacco di prodotto. Devo cercare un'altra soluzione, vi farò sapere, perché questa qui mi piace tantissimo. E niente ragazzi, io sono in mega ritardo come al solito, devo andare a fare, come vi ho detto, alcuni servizi. Vi richiedo a fine video di iscrivervi ai social che seguirò di Bionique Francia, quindi soprattutto Facebook, YouTube e Instagram, che basta un click e basta mettere mi piace alle foto che pubblico giorno dopo giorno, perché sennò non vengono visualizzate da nessuno. Lo so, sono una palla. Niente, io vi lascio, scappo e spero che il look vi sia piaciuto. Fatemi sapere se che cosa, diciamo, vi intriga di più di questa collezione. Sto parlando già da 10 minuti. Un bacione e alla prossima.